Siccome la mia cantinetta è rimasta prosciugata dalle vacanze di Natale, di Capodanno, di tutte le vacanze che ci sono state ultimamente, e penso lo sarà anche a breve con le vacanze di Pasqua e tutto il resto, ho deciso che oggi farò un nuovo ordine online di vino da farmi arrivare direttamente a casa, che è per me la scelta più comoda e è il modo in cui acquisto da almeno 2 anni a questa parte di solito. Se mi vedete guardare in continuazione in questa direzione è semplicemente perché ho qui il computer, sto facendo uno screen record così potete vedere tutto quello che faccio sul sito. Di solito il sito che utilizzo per fare questa cosa è Tannico, non è sponsorizzato in alcun modo questo video ovviamente, però è la piattaforma che io utilizzo di più in assoluto quando acquisto online e quindi mi sentivo di consigliarvela e volevo farvi un po' tastare con mano l'esperienza di acquisto su Tannico, che io credo sia molto molto ottimizzata. Davvero mi trovo molto bene sulla loro home, sulle loro sezioni. Mi piace anche il customer care perché ogni volta che ho avuto qualche piccolo problemino mi hanno sempre risposto subito e hanno subito risolto. Hanno una spedizione molto veloce, il pacco è ben imballato, quindi tutti questi particolari a me fanno davvero venire voglia di acquistare su Tannico. Mi rendo conto però che tanti magari o non sanno come fare oppure magari non l'hanno mai provato, non si fidano e quindi volevo farvi capire che potete fidarvi, anzi acquistate insieme a me oggi e vediamo insieme come funziona questa piattaforma. La prima cosa che faccio quando acquisto dei vini online è darmi un budget, visto che acquisto ogni 3-4 mesi un tot di vini che sono magari 10-20 vini ogni volta, cerco di darmi un budget. Questa volta è abbastanza limitato perché il mio portafoglio ha pianto davvero tanto durante questi mesi e quindi il mio budget sarà sui, diciamo, un minimo di 50, ma non ci credo che spenderò 50 euro. Vorrei andare a un massimo di 80 euro, 70-80 euro, quindi vediamo cosa riesco a fare con questo budget. Un'altra cosa che voglio dirvi prima di farvi vedere il mio schermo è che io di solito, oltre a darmi un budget totale di spesa, cerco di darmi anche un budget su ogni bottiglia e raramente sforo, nel senso che se mi do un budget di 10 euro a bottiglia perché so che ho bisogno di vini da appunto 10 euro a bottiglia, magari vini da pasto, vini semplici, lo rispetto, però magari mi lascio quei 10 euro in più a bottiglia per magari acquistare un vino che mi ha colpito in quel momento e che voglio assolutamente. In questo caso mi darò un budget di massimo 15 euro a bottiglia, quindi penso che se una bottiglia mi convince veramente tanto, al massimo riuscirò ad arrivare intorno ai 20 euro per quella bottiglia. Con un budget di 80 euro, infatti già non li conto più i 50 euro di budget, penso che con un budget di 80 euro riuscirò a comprare forse 6-7 vini di questa tipologia che per il momento mi bastano perché la mia cantinetta da 48 posti in questo momento ha bisogno proprio di 7-8 bottiglie di vino da reinserire, quindi cerco di tenerla sempre un po' piena. E quindi ecco il mio schermo. Allora, sono in home page, che è forse la parte del sito di Tannico che io guardo meno spesso, la guardo davvero raramente. Un po' perché mi so già aggiustare io sul sito, un po' perché è molto molto grafica. Io sono proprio pragmatica, vado direttamente alle categorie che sono qui in alto. Se poi avete un po' di tempo e volete dedicarlo a vedere un po' come è strutturata la home, perché no? Allora, qui trovo le promo, che però in questo caso non mi interessano, e vado direttamente su rossi, bianchi o spumanti. Io di solito sono una tipa da rossi, nel senso che nel mio carrello di solito ci sono l'80% di vini rossi e il 20% di vini bianchi, a volte anche 100% di vini rossi. Allora, andrei sui rossi, in questo caso. Ops. E vado direttamente su tutte le tipologie. Di solito mi destreggio tra tipologie e regioni. In questo caso vado a tipologie perché qui a sinistra poi posso scegliere anche di inserire denominazioni, vitigno, regioni, le annate di vini che voglio scegliere. Oppure più in basso c'è una cosa che utilizzo spessissimo che è qui la filosofia. A me piacciono molto vini, chiamiamoli naturali, insomma, vini poco, come lo dico? Poco lavorati, potrebbe essere la parola. Quindi vado sopra e vado sui vitigni, denominazioni e vitigni. Mostra tutti. Di cosa ho voglia? Allora, mi piacerebbe bere Grignolino. Grignolino, non viene citato spessissimo, è una categoria che viene messa un po' da parte spesse volte. A me piace veramente tanto e quindi in questo caso voglio andare su un Grignolino, un vino semplice da pasto, molto chiaro il colore e
A me piace tanto, poi è un vino piemontese davvero elegante, nonostante spesso sono vini intorno ai 10-15 euro, quindi non sono vini pretenziosi. E in questo caso sceglierò, vediamo quale scelgo. Ecco, questo per esempio mi ispira tantissimo, però già ho messo l'occhio su un vino da 20 euro. E vabbè, ci metto un cuoricino, di solito faccio così. Quello che vorrei acquistare, ma forse non posso, metto un cuoricino. Per il resto su cui sono ancora più convinta, metto direttamente nel carrello. C'è Cornero, che è sempre una garanzia. Questa azienda non la conosco. Questo Cossetti, devo dire, un po' mi ispira. Ah, c'è una Cornero sugli 11,50 euro, oppure un Francesco Rinaldi e figli ad 11 euro. E potrebbe essere una scelta. Facciamo così. Io metto nel carrello sia Cornero che Francesco Rinaldi e figli. Poi deciderò. Mi vedrete mettere tantissime cose nel carrello, è più che normale, nel senso questo è il mio metodo di acquisto su Tannico, ma anche su qualsiasi altro sito. Butto tutto nel carrello, poi ci ripenso, guardo, mi rendo conto anche un po' del budget se sto sforando molto. Di solito faccio così, quindi vignolino nel carrello li ho messi, anche perché sono finiti qui. E adesso andiamo avanti su qualcos'altro. Tolgo la spunta al grignolino. Ah, ecco, voglio fare anche una cosa importante perché budget 400 euro magari no. Allora lo abbasso sui 20, che è il massimo che mi sono data per la bottiglia, diciamo premium. Quindi metto a 20 euro in modo che la ricerca è ancora più ottimizzata. E vediamo un po' cos'altro mi ispira. Allora, siamo sempre su vini da pasto, quindi non andrei su denominazioni tipo Barolo, tipo Barbaresco, anche perché intorno ai 20 euro ce ne sono veramente pochi, per cui non li vedo per nulla, evito. Direi quindi di andare su Chianti. Io bevo poco Chianti, nonostante che bevo moltissimo Sangiovese, però di solito vado più su Brunelli, Rosso di Montalcino, mi piace tanto il vino, il Sangiovese in quella zona lì. E questa volta però vorrei un Chianti. Mi ispira un Chianti classico, che di solito sono un po' più duri di sapore, hanno questa, diciamo, forza un po' maggiore, che devo dire in questo caso, gradirei. Quindi. Madonna, qua è già difficilissima la scelta. Allora, c'è questa azienda Carpineto che fanno dei vini davvero buoni, soprattutto i vini da pasto, i vini semplici. Sembrano davvero dei grandi vini già da subito, insomma. E non sarebbe male questo come scelta. Altrimenti, quanto siamo però di prezzo? Vabbè, 12,90 ci può stare. Frescobaldi, ah, vedi, Frescobaldi, io ci ho messo già un cuoricino. Forse abbiamo un vincitore. Anche su Campi. Ah, anche su. Vabbè. Dico, ho messo un cuoricino anche su Carpineto, la riserva 2015, ma costa 20. Quindi potrebbe essere lei la nostra bottiglia. Da 20 euro? Potrebbe. Barone Ricasoli. Anche questo l'ho inserito. L'ho messo col cuoricino. Ma quando l'ho messo tutti questi cuoricini io? Allora, io inserisco il Chianti classico di Carpineto in carrello, inserisco anche il Chianti classico di Frescobaldi. Io vorrei inserire anche il Chianti classico del 2018 di Carpineto. Il problema è che l'ho bevuto veramente tante volte e vorrei provare qualcos'altro. Quindi non mi va di rimettere un'altra volta quello nel carrello. Ops, mi ero persa un must. Felsina, il Chianti classico di Felsina, che io butto nel carrello assolutamente. E ci avevo messo anche il cuoricino, brava mia del passato. Rocca delle Macchie, ok. Penso che per il Chianti ci siamo. Sì, per il Chianti ci siamo. Andiamo oltre. Che altro possiamo vedere di rosso che ci ispira? Ah, voi datemi consigli, nel senso, so che questo video lo vedrete una volta che avrò acquistato questi vini. Però se voi vedete qualcosa che io dovrei provare, cioè voi scrivetemelo nei commenti, così io poi la prossima volta che faccio un acquisto sicuramente lo proverò. Dov'è? Io sto cercando il pino nero in tutto ciò, eccolo. Ho voglia di pino nero. Pino nero sui 20 euro abbiamo 93 prodotti, che non sono pochi. Sarà una mattinata lunga, lunga. Allora, Madonna, ma questo video non può durare una vita però. Allora, devo avere le idee un po' più chiare. Quindi andiamo con il pino nero. Tramin, buon pino nero, però ho bevuto tantissime volte. Stessa cosa Off Tatter.
col Terenzio, molto buono, bevuto spessissimo. Ah, c'era un pinot nero che io ho assaggiato tempo fa, buonissimo, e l'ho visto su Tannico qualche giorno fa. Lo vado a cercare subito perché così me lo butto nel carrello, poi ci pensiamo a come fare a comprare tutta questa roba. Ed è un vino, forse di Borgogna, non ricordo di preciso, che si chiama Le Chateau. Le Chateau. Che non c'è. Dov'è? Io ho bevuto questo vino a Bologna, forse un paio di anni fa, e cioè, ho sperato in ogni modo di poterlo ricomprare in modo semplice e facile, ma non è mai successo, nel senso che non c'era, non lo trovavo mai. E adesso ho visto qui, ma non c'è, non lo vedo. Provo a fare una ricerca. Feau? Si scriverà Feau? Forse è Fou, Le Chateau. Le Chateau. Trovato. Trovato, costa 18,50 euro e io lo lancio nel carrello subito. Il mio carrello sta già a 89 euro. Beh, allora torniamo indietro. Ah, io lo so quale volevo, però mi costa un botto. Ah, il vero problema è che questi vini, cioè, non è che costano tanto, anzi, i prezzi sono perfetti. È un problema per il budget che io mi sono data per questo acquisto, che forse non ho considerato il fatto che non avrei mai potuto farlo con questo budget, quello che volevo fare. Quindi vediamo un po' come andrà. Girland potrebbe essere una scelta. Amo questa azienda, mi piace molto, quindi vai nel carrello anche tu. Seguite i compagni. Allora, ho deciso. Con il pinot nero vado su scelte che già conosco, perché non mi sento in questo caso di fare scelte nuove visto che ho una telecamera che mi punta e che mi dice sbrigati. Quindi vado con Alto Adige Pinot Nero DOC 2019 di Col Terenzio, che butto nel carrello e siamo precisamente in budget. Quindi questo vino forse non lo tolgo dal carrello. Devo dire che una cosa che faccio sempre quando guardo le bottiglie, parlando veramente sinceramente, è vedere l'etichetta, cioè mi lascio molto catturare dall'etichetta, secondo il mio gusto, secondo quello che immagino poi ci può essere all'interno di quel vino. Subito dopo guardo l'azienda e capisco se è un'azienda che mi piace o comunque un'azienda che mi ispira e vorrei provare, e poi guardo prezzo e annata. Forse dovrei guardare prima il prezzo, perché se no poi subito capita che mi lego ad un vino che ho visto che mi piace e poi magari è fuori budget e quindi succede un casino. Non so se provare questo. Io lo apro in un nuovo pannello e ci do uno sguardo. Qui sulle scheda di Tannico ci sono tantissime informazioni, secondo me molto mirate e molto utili. Ci sono quelle che servono, sono tante, ma sono quelle che effettivamente servono per orientarsi. Suggerisce anche un momento per degustare questo vino, che è un pranzo in famiglia, quindi è perfettamente anche in linea con la mia idea di questi vini che vorrei acquistare oggi. Voglio dare uno sguardo all'azienda e capire che azienda è, come lavorano, quello che fanno. Allora, sì, ti metto nel carrello. Vediamo un po' cosa ci riservi. Allora, andiamo sui vini bianchi. Basta vini rossi, diamo uno sguardo ai vini bianchi e sempre andiamo sulle tipologie. Quindi vediamo che tipologia. E adesso vedrete quanto non so scegliere i vini bianchi. Preferisco sempre di più scegliere i vini rossi e in questo caso so già dove andrà il mio occhio. Scelta facile, vado sui vini dell'Etna. E sui vini bianchi mi do un budget più basso, mi do un budget sui 15 euro. Perché immagino che il mio vino dai 20 euro, diciamo quello che mi concedo a 20 euro, immagino che sarà un rosso. Ah, 10 prodotti abbiamo, 10 prodotti dell'Etna di vino bianco. Carricante, è un vitigno che amo, buono. Affinamento in cemento per 4-6 mesi. Vedi il mio manuale, stupenda semplicità, non me la sento. Ma solamente per il prezzo, perché non è in budget. Però non c'è nessuno in budget adesso che guardo bene i prezzi. Vedete quanto guardo poco i prezzi? Budget sui proprio 10 quasi spaccati non ce ne sono. Marotticampi è un'azienda delle mie parti, diciamo, nel senso centro Italia, molto buono, fanno dei vini bianchi molto buoni, quindi possiamo tenerlo in considerazione. Ovviamente anche Tramin, Girland, Asciarelli, Lune. Assolutamente da tenere in considerazione, però voglio ancora lasciarmi ispirare perché per adesso niente
mi ha colpito. Difficile. Argiolas, sella e mosca. Oddio, sì, forse l'ho trovato. A me piacciono tantissimo. Mi piacciono tantissimo i miei di sella e mosca. Perché sono veramente, veramente in budget, cioè non fanno vini con prezzi alti, ma hanno una qualità, una eleganza, una finezza incredibile. Mi ispira anche un po' questa falanghina del Beneventano di Monserrato 1973, che butto in carrello, che non conosco davvero. Poi c'è il greghetto di Sergio Mottura, che è buonissimo, questo davvero è delle mie parti, cioè loro si trovano nel confine tra l'Umbria e Lazio. Da casa mia penso saranno un paio di ore in macchina, ma un giorno varrà sicuramente la sosta. Però non lo metto in carrello in questo caso perché mi sfora un po' di budget. Metto in carrello il Vermentino di Argiolas, Mairie, che è un vino strepitoso, ve lo consiglio. Molto fruttato, molto fresco, ha dei aromi davvero, davvero spaziali. Oddio, questo è fantastico. Alghero Turbato DOC. Ne ho già una bottiglia a casa e io non mi stanco davvero mai di consigliare questo vino. Cioè, Sella e Mosca fa questo vino che si chiama Alghero Turbato DOC, terre bianche, cuvée, bla bla bla. È un 2019 in questo caso, profuma davvero di aromi, cioè quasi di champagne. È incredibile ed ha un budget minuscolo. Minuscolo, con 11,50 euro porti a casa un vino che puoi portare davvero ovunque, cioè fai un figurone con questo vino. Non lo prendo in questo momento perché già ce l'ho, ma farei scorta, cioè ne prenderei 10.000, ci metto un cuoricino così poi quando mi servirà so già che c'è e che sta lì. Biosfera Cantine Pellegrino, molto buono per il prezzo che ha, molto semplice come vino, però bel vino, da pasto fresco, floreale, molto estivo. Falanghina del Sannio, di Fave di San Gregorio, l'ho assaggiato in azienda da loro quando ci sono stata, penso 3 anni fa, in un viaggio che ho fatto in Campania e di passaggio tornando verso il Lazio. Mi sono fermata da loro, è un vino buono che io metto nel carrello perché potrebbe essere una scelta. Urra di Mare Mandarossa, ottimo, siciliano, molto semplice, è un Sauvignon siciliano e dà degli aromi diversissimi dai Sauvignon dell'Alto Italia oppure francesi oppure anche magari che ne so neozelandesi, africani, però ce l'ho già avuto ultimamente, l'ho bevuto davvero pochi giorni fa, quindi lascio stare, vado avanti. Caprai, il Montefalco di Caprai, il greghetto mi è piaciuto ma l'ho trovato molto alcolico, quindi non lo ricompro perché o lo abbino bene con un pranzo oppure non lo so, l'ho trovato abbastanza difficile da abbinare, sinceramente, quindi aspetto. Dr. Lusen è un'azienda molto buona di Riesling, è tedesca. Ottimo, fanno questo vino con il tappo a vite, scelta super gettonata in Germania. Però non lo scelgo in questo momento, vorrei rimanere sull'italiano. Livio Felluga potrebbe essere una scelta, ma no, preferirei un Monovitigno. Ecco, non so se scegliere questo Cirelli, Trebbiano d'Abruzzo. Ho assaggiato tempo fa il loro rosato. Molto buono, fanno un rosato molto buono e poi ha il tappo a vite, quindi bravi. Potrei quasi lasciarmi conquistare anche perché è perfettamente in budget. In tutto ciò sono entrata all'interno dell'azienda. Mi ispira tanto, 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 tanto. E non so in questo caso se scegliere il Trebbiano oppure. Oh, che cosa c'è? Vino rifermentato. Questo potrebbe essere la scelta di oggi. Non un vino spumante, ma un rifermentato, quindi un frizzante un po' spintarello. Lasciamo stare il Trebbiano d'Abruzzo e lasciamo stare anche il pecorino in questo caso. Io butto nel carrello vino rifermentato e bianco e vino rifermentato rosé. Che l'ultima volta che ho acquistato i loro vini non c'erano questi prodotti, penso siano una nuova linea che hanno implementato. Hanno un'etichetta fighissima, a mio parere, e quindi io vi assaggerò, vi compro sicuro. Abbiamo due vini che comprerò sicuramente, ne sono certa. C'è poi il Cerasolo d'Abruzzo che io ho assaggiato, molto buono davvero. E poi ci sono queste due tipologie: il Montepulciano d'Abruzzo in anfora, quindi rosso, e il Trebbiano d'Abruzzo in anfora bianco, che hanno un prezzo un po' più alto, siamo sui 26 euro diciamo a testa entrambi, quindi penso me li riservo per un'altra tipologia di ordine. Torno indietro ai vini bianchi,
che in questo caso potrei anche forse smettere di guardare, perché io credo di aver trovato quello che mi interessa. Faccio una cosa che ho sbagliato a non fare prima, ed è quella di inserire un filtro ed inserire il filtro di vini naturali. E infatti mi compare subito Cirelli. Oddio, forse così la scelta è più semplice, perché non l'ho fatto prima. Veneto bianco rifermentato in bottiglia, mi ispiri? È molto più semplice così, ma perché non l'ho fatto? Marco De Bartoli, Vigna Verde. Marco De Bartoli penso alla mia azienda preferita in Sicilia. Non lo compro in questo caso perché sale un po' di prezzo, mi va sui 15 euro, io voglio restare davvero sui 10 o poco più. Quindi per una prossima volta. Alla Costiera bianco, io penso di avere quello rosso, lo inserisco in carrello. Ed è così che i vini bianchi supereranno i vini rossi nel mio carrello. Allora, ma quanto mi contraddico? Adoro questo vino. Io ti metto nel carrello perché può darsi che ti compro e che me ne frega a me. Abbia Nova, pastrina del frusinale della mia zona. Ve la consiglio, molto buona. È una pastrina vera, cioè nel senso ha il vero sapore della pastrina delle mie zone, non come altre aziende che fanno una pastrina che non sa per niente della zona del frusinate. Mi ispira da morire questo, però non lo prendo perché ha un prezzo un po' più alto. Madonna, come faccio? Io lo voglio. Bolle bandite, ma quanto è bello. Io ti metto nel carrello, vediamo un po'. Vediamo che succede poi. Nel frattempo sto mettendo un po' di cuoricini, perché penso che tanti di questi vini se li meritano. E poi a breve, insomma, quando potrò fare un altro ordine, saranno sicuramente i primi che andrò a mettere nel carrello. Abbiamo finito. Io penso che possiamo andare a rivedere il carrello. Diamo un'occhiata. Abbiamo un problema. Quando poi entro all'interno del carrello mi rendo conto che ci sono alcuni vini che hanno una spedizione un po' più tarda. Magari appunto, ecco, leggo qualcosa tipo spedizione tra il 12-15 febbraio, 15-17, che io posso aspettare. Why not? Però preferivo averli subito. Ma non fa niente, noi ce ne freghiamo. Per esempio i due grignolini che avevo messo nel carrello, entrambi hanno una spedizione un po' più avanti. Allora io in questo caso vi faccio vedere quello che io ho messo nel carrello, ma non vi faccio vedere quello che effettivamente comprerò. Cioè non vi faccio vedere la scelta all'interno di questi, perché ve ne parlo quando poi i miei vini mi arrivano. Facciamo un bel video unboxing. Vi spiego perché ho scelto quei vini e non ho preso altri vini che avete visto nel carrello. E raccontiamo qualcosa su questi vini, ne parliamo insieme. Voi nel frattempo mi fate sapere nei commenti cosa ne pensate di questo video, perché io voglio sapere se può essere un format che vi interessa. E voglio sapere anche se avete dei suggerimenti per renderlo molto più fruibile. Io è la prima volta che mi riprendo facendo questa cosa, quindi non so se è un video troppo palloso, troppo pesante. Se trovate una chiave per cui potrebbe interessarvi di più, fatemelo sapere nei commenti, che sicuramente la prossima volta per il prossimo acquisto vi darò retta. Amici, io penso che il video possa finire qui perché sarà un video abbastanza lungo, quindi ci vediamo al prossimo video, che probabilmente non sarà direttamente il video unboxing perché devo prima aspettare che i vini mi arrivano, ma appena mi arrivano i vini dell'unboxing io ve lo faccio sapere. Seguitemi su Instagram perché è lì sopra che vi farò sapere quando mi arriveranno i vini in diretta. Vi lascio qui da qualche parte il mio profilo di Instagram. Ho scoperto che c'è anche un'applicazione molto interessante che si chiama Clubhouse, sulla quale vorrei fare delle cose. Ci sto ragionando sopra, però se voi iniziate a seguirmi anche lì, mi chiamo sempre La Brigante, magari possiamo pensare a cosa fare insieme su Clubhouse. Ciao amici, ci vediamo al prossimo video.